Prego. Grazie Presidente. Io volevo motivare questo emendamento e il nostro parere favorevole, ovviamente. Si tratta di un emendamento che prevede il ripristino della situazione ante il decreto legge 66 del 2014, quello, voglio ricordarlo, famoso degli 80 euro. Perché qui si ripropone uno schema a cui il Presidente del Consiglio ci ha ormai abituato, che è quello di fare non solo degli annunci, ma proprio delle vere e proprie manovre elettorali, che gli sono valse fra l'altro un grande successo alle europee, che prevedono appunto lo sgravio fiscale, in parte anche condivisibile ai lavoratori, di 80 euro mensile, però fatto a scapito, o meglio, per meglio dire, facendo fare il lavoro sporco ai sindaci e in generale, in questo schema che si ripete, di cui abbiamo un esempio, facendo fare il lavoro sporco agli amministratori periferici, quelli lontani da Roma. E questo in spregio non solo di ogni buon senso e principio federalista che noi abbiamo in 20 anni di lotte cercato di far valere in questo Parlamento, ma in spregio anche della recentemente approvata delega fiscale che ribadiva il principio dell'autonomia impositiva per i comuni, che ribadiva la necessità di dotare i comuni anche per dare loro un senso di responsabilità nella loro azione amministrativa, dotarli di tributi propri, e qui invece si decide d'imperio, con una manovra spregiudicata, di fare i conti in casa dei comuni, facendo bella figura nei confronti della massa dell'elettorato. Ecco, noi questo lo contestiamo proprio in modo radicale e ribadiamo invece, al contrario, che soprattutto in una materia delicata come quella dell'agricoltura nei territori disagiati, collinari, parzialmente montani o montani, è necessario il contributo determinante, se non completamente autonomo, dei comuni montani, delle province, che per inciso non sono state abolite, e delle regioni, perché solo loro conoscono le reali potenzialità dal punto di vista reddituale di questi terreni, solo gli enti periferici possono dare un giudizio che abbia un qualche valore, che non sia arbitrario come quello scelto dal governo, sulla possibilità di imporre a loro un pagamento di una certa tassa, di un certo tributo o un'imposta. E qui, anche con questa revisione, voglio denunciarlo pubblicamente in quest'Aula, ci sono dei comuni che hanno una situazione morfologica assolutamente identica. Alcuni si trovano completamente esenti, altri si trovano nei comuni pianeggianti, totalmente pianeggianti, e sono comuni confinanti. Ci sono dei comuni che risiedono, che hanno delle condizioni di coltivazione assolutamente disagiata, e pregherei il Primo Ministro e il Governo di fare una verifica di questi comuni, parlo delle province a me vicine, di Belluno oppure di Sondrio, che sono considerati pianeggianti, quindi non esenti neanche parzialmente, eppure hanno delle situazioni e delle condizioni di coltivazione dei terreni che sono totalmente diseconomiche e disagiate. Questo ovviamente il governo romano, dalle segrete stanze di Palazzo Chigi, non lo può sapere. Lo può sapere solo il sindaco di quel comune, la provincia o la regione a cui quel comune appartiene. Questo è un atto d'imperio, un atto arrogante, centralista, che noi contestiamo profondamente. Grazie.